Sparite voi altri. Bisogna dire. Che lentezza! Sei proprio patetico! Ecco dove sei! Questo li affumicherà. State in riga, gente! Che faranno ora quegli stronzi? Così ce la faremo. Io voglio quello. Tipo che mi sembra. Che lentezza! Usciamo di qui! Che ti aspettavi? L'idiota ha scavato troppo ed è arrivato alla fossa. Andiamo via di qui. Prenderò, assalto!
ti prenderò, idiota! Cosa è successo? I mendicanti si rivoltano in tutto il distretto. Uomini, con me! Padrone! Ho saputo da fonte sicura che c'è un assassino qui e che voi siete il suo bersaglio. Il verme è cresciuto. Ora è una serpe. Diavolo, era solo questione di tempo, lo sapevo. Ma così è troppo presto. Oh, sì, padrone. Questi assassini sono ben informati. Ma noi siamo in vantaggio adesso, oppure no? Chiama le guardie e dai la caccia a questo assassino. Voglio la sua testa. Ma padrone, metà degli uomini sono già alle prese con i mendicanti. Uomini, con me! Ma dove? Gli stavo alle calcagna. Deve essere qui in giro. State in guardia! Che sciaffone a rosse!
si trova qui! Che pena. In posizione, uomini. I sudditi hanno occhi ovunque, signore. Metterò le informazioni a servizio dell'ordine. Quali informazioni può darci il re delle furie? Intrighi fra ratti. Puoi andare. Intrighi fra ratti. Pomposo idiota, se gli metto le mani addosso. Il mio padrone vorrebbe rimediare. Fratello. Tutto bene, signore? Troppo champagne del re. Siver, vieni via. È fatta. De la Serre è morto. Gran maestro. Bravo. Giusto in tempo per l'inizio del mio regno. Il tuo regno?
Finché ci sarà una corte dei miracoli, ci sarà un roi de Tien. Dal momento che il posto era libero, eccomi qui. E con che velocità? Il corpo è ancora caldo. Diciamo che ho tirato i fili giusti in anticipo, da quando sei arrivato alla corte dei miracoli. Mi hai usato. Hai ucciso il re, quindi è reciproco. Che regno hai ereditato? È così, vero? Allora, giustizia è fatta, hai vendicato i morti, ti sei placato in mezzo al marcio. Marcio, dici bene. Ogni volta che mi sento vicino alla verità, ecco che si presenta un nuovo strato di sudiciume. Oh, cospirazione, intrigo, la trama si infittisce. Qualche pervertito è un prete lascivo e avrai l'inizio di un grande romanzo. Preferirei un buon indizio. Così giovane, eppure così serio. Bene, buona fortuna. Hai già visto questo, suppongo? Dove l'hai preso? Me l'ha portato uno dei miei nuovi sudditi in segno di stima, credo. Oggetto curioso. C'è un solo argentiere che lavora il metallo così. Una lama come questa ha ucciso De La Serre. Ma immagino che lo sapessi già. Perché non l'hai detto? Dove sarebbe l'uomo se non dovesse mai fare domande? Se tutto gli venisse offerto su un piatto d'argento. Non saprebbe neanche più farsi domande. Oppure potrebbe arrivare ancora più in alto, libero dall'ignoranza. Forse. L'artigiano è François Thomas Germain. Proverai la sua bottega vicino alla sala. Grazie. Buona fortuna.